Mi chiamo Noah e ho 15 anni. Questa è la mia famiglia. Nella mia camera e nella mia testa regna sempre il casino. Oggi sono qui con Noah e siamo in una location particolare, Noah Musical Academy. Grazie per l'aiuto, che è la scuola dove studi tu. Yes. Scuola di musical, dove tu passi tutti i pomeriggi. Raccontaci cosa fai qui. In studio. Canto, danza, recitazione. Sembra interessante. Scuola la mattina e scuola il pomeriggio. Esatto. È difficile? Abbastanza, perché bisogna alternarsi anche con lo studio scuola. Ci si organizza bene, si fa tutto. Quanto è più difficile con 531.000 follower appresso? Un pochino, perché bisogna organizzarsi anche con quello. Magari faccio, esco da scuola, devo fare due storie, vengo qua, mangio veloce, faccio un musical, altre due storie, avviso che devo studiare, che devo fare, è tutta una storia in pratica. Quindi essere un adolescente e avere così tanti follower. Come cosa a me piace veramente tanto, perché dico quello che faccio durante il giorno, esprimo il mio pensiero a delle persone che per loro io sono un idolo, e la cosa mi piace molto. E com'è sentirsi l'idolo di qualcuno? È una cosa bella, mi sembra vero, sembra un sogno. Qual è la cosa che ti chiedono di più sui tuoi social? Cosa ti domandano? Le domande che mi fanno di più sui social sono: da quando stai insieme con Matteo, come è cambiata la mia vita da prima del collegio a dopo, come riesco ad alternare lavoro e scuola. Allora facciamo così, rispondiamo alle domande dei tuoi utenti. E da quando state con te e Matteo insieme? Più o meno 7 mesi. E sono felicissima, innamorata. Vogliamo il cuoricino. Esatto, sì. Come vi siete conosciuti? Ci sono conosciuti circa 5 anni fa, però ci siamo rivisti quest'anno perché eravamo nella stessa compagnia. E anche Matteo studia qua. Ci vediamo tutti i giorni perché siamo entrambi della scuola stessa. Ma visto che studiate musical insieme, a te piacerebbe fare uno spettacolo con lui? Sarebbe una cosa bellissima fare un musical, magari da protagonisti, come con una storia d'amore. Quale sarebbe? Sarebbe Aladdin. Somiglianze, con le somiglianze ci siamo, no? Sì, dai. Ci siamo. Come è cambiata la tua vita dopo il collegio? Le persone quando facevo un giro in centro a Quariccione non mi fermavano, non mi chiedevano delle foto. Prima di fare il collegio questo non accadeva. Mi devo organizzare perché salto spesso la scuola, perché devo magari andare via per eventi, eccetera, e quindi bisogna organizzarsi sempre molto bene. Come è cambiata lavorativamente la tua vita? Sto facendo tante collaborazioni con brand famosi, che quando le vedevo che le facevano degli influencer famosi, ero sempre wow, lo devo comprare anche io. Quindi adesso il pensiero che li faccio io, le cose che mi piacciono, è una figata. Ma quindi web star, influencer, Instagram, studentessa, ballerina, cantante, attrice, che vuoi fare da grande, Noah? Vorrei comunque lavorare nell'ambito dello spettacolo, girare l'Italia facendo un musical, quello che sto studiando adesso, oppure intraprendere la vita da cantante. Cantare è la cosa che ti piace di più? Sì, esatto, mi piace veramente tanto. Prego, canti. Dove sei? Dove sei? Te lo chiedo da sempre, tu ci sarai per sempre, oltre le nuvole. Cantante preferito? Americano e Ariana Grande. Ah. Sono innamorata persa di lei, proprio pazza. Invece italiano mi piace molto molto Carta. Marco Carta? No. No, come non si Federica Carta. Della canzone che ho appena cantato. Tra l'altro, per dire. Sopra un palco a cantare davanti a un pubblico grande. Con chi faresti cambio di vita? Grande. Era più difficile il collegio o la scuola o la tua vita vera? Il collegio? Non stavo ascoltando. Mi ripete esattamente quello che ho detto. Ma gli ho appena detto che non stavo ascoltando. Che me lo richiede? Perché lei doveva stare attenta! Non rida, si tolga quel sorriso dalla faccia. Non sto ridendo. Immediatamente.
Cioè, studiavamo tantissimo, io non ero abituata a studiare così tanto. Mi racconti l'episodio più divertente che hai più nel cuore del collegio? Ti ho portato fuori il letto dalla camera, quindi nel corridoio, ci siamo messe tutte le ragazze sopra, i ragazzi ci spingevano, c'erano i sorveglianti che si arrabbiavano tantissimo, mi sa. Che l'hai fatto arrabbiare i sorveglianti un po'? Abbastanza. Quanto è stato traumatico? Un problema. I capelli. Signorina Planas? Ma che cazzo? Dove sono i miei capelli? Molto traumatico. Non avevo mai tagliato i capelli così tanto in vita mia. Io tagliavo di solito le punte e mi hanno tagliati fino a qua. Infatti, come avete visto, ho pianto tantissimo. Noa, chi vuoi che vado a cercare? Michelle Cavallaro, lei. Esatto, la Michelle. Michelle, arriviamo perché se ce lo chiede Noa così. Truccata o struccata? Struccata. Computer o televisione? Computer. YouTube o Instagram? Instagram tutta la vita. Tacchi o anfibi? Tacchi. Rap o rock? Rap. Dark Polo Gang, sfere e basta? Sfere e basta. Cena fuori o aperitivo? Aperitivo. Parrucchiere o estetista? Estetista. Cardi B o Nicki Minaj? Cardi B. Shopping online o shopping nei negozi? Shopping nei negozi. Amiche o fidanzato? Amiche.